Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Abbiamo visto nella scorsa puntata come scrivere una canzone partendo dall'armonia. Vediamo oggi la melodia da poter legare all'armonia. Cantare in libertà. Bene, quindi vediamo le scale che possiamo utilizzare in una tonalità che è quella di Do maggiore, in modo che partiamo da una tonalità semplice da trattare e poi vi dico anche come cambiare tonalità eventualmente e fare delle melodie anche in altre tonalità. Proviamo a scegliere una melodia utilizzando i tasti che appartengono alla scala di Do, quindi le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, eccetera. Per esempio, facciamo questa melodia a caso. Associamo questi accordi, utilizziamo per esempio gli accordi che abbiamo visto nella puntata dell'armonia. Vedete che utilizzando gli accordi in tonalità di Do maggiore tutto ciò funziona. E voi provate a. Oppure potete fare dei salti. Ovviamente questo è un fattore molto personale su come vi potete muovere, però se non avete proprio idea di come farlo ad orecchio, provate ad aiutarvi utilizzando proprio le note. E vedrete che riuscirete sicuramente a trovare una melodia adatta per la tonalità di Do maggiore. Anche oggi interroghiamo. Tu, alla lavagna. Interroghiamo sempre. Allora, ancora una volta abbiamo questo tabellone. Questa volta non ci sono le tonalità perché ci sono soltanto praticamente le scale, le note. Quindi sappiamo benissimo che la scala di Do maggiore è senza alterazioni, senza diesis e senza bemolle, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ancora una volta, se volete scrivere una canzone in un'altra tonalità, sappiate che le note da poter utilizzare sono quelle che vediamo qui. Ad esempio, se siamo in Mi maggiore, saranno le note Mi, Fa e Sol diesis, La, Si, Do e Re diesis. Queste sono tutte le note che noi possiamo utilizzare se siamo in tonalità di Mi maggiore o nella sua relativa minore, che sappiamo essere il sesto grado. Questo l'abbiamo già detto in una puntata proprio dedicata agli accordi maggiori e minori. Quindi il sesto grado di Mi è Do diesis minore, ma questo l'abbiamo già detto. Ovviamente questo è un sistema base, ogni regola sappiamo benissimo che ha tantissime eccezioni. Voi comunque cominciate a prendere confidenza con questo sistema di accordi e di scale, di melodie, in modo da poter piano piano cominciare a scrivere delle musiche e delle canzoni. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.